non avete già saputo da me. Corano, la sura della vacca, versetto 33. Allora Dio rivolto ad Adamo. Di loro Adamo i nomi delle cose. E come Adamo lo ebbe fatto, Dio disse agli angeli: non avete già saputo da me che io conosco i segreti dei cieli e della terra e ogni cosa manifesta o nascosta? Commento. Cerchio e seno attraverso NT a cura di VB Amedeo. Vedete, figli, come l'essere umano, l'essere incarnato, riesce a deviare, a travisare anche le verità più grandi. Prendete per esempio le religioni monoteiste. Hanno tutte un ceppo unico, credetemi. Poi le esigenze umane e il desiderio di poteri temporali hanno fatto sì che ogni etnia creasse una propria religione monoteistica, che si differenzia anche nella manifestazione e spesso implica in questa manifestazione anche l'odio. Pensate, figli, che atrocità! Pensare alla religione, al sistema religioso e pensare all'odio, alla vendetta, alla conquista, con le armi, con la violenza. Come si può pensare che un essere umano possa essere convertito tramite la violenza? Eppure questo riesce a fare l'essere umano. Anche le verità più antiche vengono travisate. Nella terra anticamente è stata rivelata la verità della reincarnazione. E questo è stato un concetto per secoli e secoli tramandato come principio. Ma cosa ha fatto l'essere umano? Ha travisato a tal punto questa verità da credere che ci sia un principio inverso, ossia la metempsicosi, che afferma la regressione di uno spirito da uno stato evolutivo conseguito ad uno stadio più basso. Ciò è assolutamente impossibile per la legge universale della divinità. Il vero concetto da accettare per quanto riguarda la reincarnazione degli esseri, è quello che si può definire con il termine palingenesi, termine conciso e prezioso, che indica soltanto una crescita, un avanzare. Tutt'al più può sussistere una fase di stasi, in cui la prova fallita deve essere ripetuta, ma mai un regresso.